Borgo dei Borghi, magistro contro Daverio. Che vergogna, da lui gravi affermazioni razziste, non può essere definito professore. Non entro nel merito del palese conflitto di interesse che il giurato Daverio ha per il giudizio finale del Borgo dei Borghi. La faccenda più preoccupante riguarda le sue affermazioni contro la Sicilia, dispregiative sia per la Sicilia che per i siciliani, denotando un chiaro pregiudizio fortunatamente superato dalle nuove generazioni. Mi chiedo se il signor Daverio, perché definirlo professore dopo tali gravi affermazioni offenderebbe la cultura della mia terra, abbia studiato la storia del regno delle due Sicilie o se conosce la storia di Federico II, dei Fenici, di Pirandello, di mille altri artisti e anche padri costituenti. Diffido da questo atteggiamento e parole che ledono la maggioranza dei siciliani che si sono sentiti attaccati da un signor nulla che tale si è dimostrato con scarso rispetto civico e storico. Così, in una nota, il presidente dell'Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane, Alessandro Magistro, denuncia le gravi dichiarazioni contro la Sicilia rilasciate da Filippo Daverio alle Iene. Di fatto, il critico d'arte ha pronunciato evidenti frasi razziste come «Non mi piacciono i cannoli», «Sono a canne mozze», «La Sicilia mi fa paura», «Non ci tornerò», lesive sia per l'isola che per l'intero Mezzogiorno. Neanche il tempo per i cittadini di Bobbio di assimilare la contentezza nel vedere celebrato il posto in cui vivono Borgo dei Borghi della trasmissione Kilimangiaro, che è già scoppiata la polemica. Come avevamo segnalato, il deputato Michele Ansaldi, Italia Viva, palermitano, segretario della Vigilanza RAI, con un lungo post pubblicato su Facebook, aveva avanzato infatti grossi dubbi sulla imparzialità di Filippo Daverio, presidente della giuria del concorso, che a suo giudizio, essendo cittadino onorario di Bobbio, avrebbe avuto un conflitto di interessi. Gli abitanti di Palazzo da Crede, paese giunto secondo, non l'hanno presa bene, stando a quanto riportato dall'inviato delle Iene Ismaele Lavardera. Il sindaco di Palazzo da Crede smorse i toni, dichiarando che sarebbe disposto a dare la cittadinanza onoraria a Filippo Daverio, pure lui. Il diretto interessato ha dichiarato che il siciliano è convinto di essere al centro del mondo, quindi per loro tutto ciò che non è Sicilia è intollerabile. Si giustifica sostenendo che il diritto d'opinione è sancito dalla Costituzione e che il televoto aveva già fatto vincere Bobbio, quando in realtà il televoto aveva dato il 41% delle preferenze a Palazzo da Crede contro il 27% di Bobbio. Porterò in tribunale sia il sindaco che l'onorevole, dichiara infine minaccioso. Si tratta di una intimidazione sicula. A me non piace la Sicilia.